Ciao, allora benvenuti nel video dei top del mese di giugno. Allora, prima di tutto ho la finestra aperta, non so che luce ci sia, gli uccellini sicuramente faranno un casino tremendo, speriamo che non ci si mettano anche i vicini. Non ho capito, non ho messo le luci dietro, ma effettivamente il trucco sembra un po' sparafrisciato. Ci penserò per i prossimi video, ma adesso iniziamo e vi mostro il primo top di questo mese, che è questa crema mani della Equilibria, la linea nutriente Karité crema mani nutriente protettiva. È un 75 ml e me l'hanno regalato a Natale, ok? L'ho usata dopo un po' di tempo effettivamente e mi è durata anche tanto. Intanto è una buona crema, ha una texture ricca, ma la applichi, la massaggi e assorbe molto velocemente e mi è piaciuta. Ha un buon potere idratante, anche la sera ne applico uno strato più spesso, ma si assorbe in un minuto e non mi lascia le mani unte. Adesso che c'è più caldo, durante il giorno ne applico una piccola quantità ed massaggio un attimo, è già asciugata e posso toccare qualunque cosa. E la profumazione è delicata, ma va benissimo, e quindi questa la promuovo perché mi è piaciuta davvero. Secondo top, se sentite dei rumori, si è alzato un vento tremendo e mi stanno cadendo tutte le albicocche dall'albero, mi sto arrabbiando anche tanto. Allora, il secondo top comunque è questo siero occhi del Liv Rocher della linea Anti-Age Global, siero ed è fondamentale occhi. Avevo due campioni perché me l'hanno fatto da provare. E mi piace perché comunque ha una texture che è bella idratante, ma assorbe molto velocemente. È una crema gel, quindi davvero si picchietta, si massaggia ed è subito assorbita. È perfetta per il contorno occhi, ha un potere idratante davvero elevato, quindi è perfetta per prevenire i segni del tempo come rughette, segni di espressione. Ok, assorbe velocemente, va bene anche come base trucco. È leggermente, dato che è una crema gel, un po' decongestiona. Poi ho visto l'applicatore che è, questo è un campione, quindi ovviamente no, ma ho visto l'applicatore che comunque è in metallo, quindi deve essere ancora più fresco e mi sa che lo provo, magari quando è in promozione, perché ho visto segnato 15 ml per 29,95 a prezzo pieno. Però effettivamente fa il suo lavoro e quindi mi è Ultimo piaciuto. top Per questo mese, e questo è un super top, è questa doccia crema delle Petite Marcilles miele di lavanda. Questo è fantastico se vi piace la lavanda, poi in estate è fantastico. Allora, è una doccia crema extra delicato, dice di essere. Effettivamente è una crema che però sotto la doccia fa una schiuma abbastanza ricca, ma io la consiglio per la doccia, come dice loro. Non irrita la pelle, pulisce bene a modo, si sciacqua facilmente e effettivamente la pelle la trovo idratata, quindi in inverno non so, ma in estate non ho bisogno di applicare la crema idratante dopo, cosa ancora positiva. E vogliamo parlare del profumo? Cioè, è lavanda, lavanda con miele, quindi lavanda dolce. È ottimo, se vi piace la lavanda, davvero è ottimo. E poi il profumo si sprigiona anche con l'acqua durante la doccia, quindi resta tutto il bagno con questo profumo fantastico. Peccato che non persiste sulla pelle, ma sarebbe davvero chiedere troppo, ma comunque davvero li ho provati da poco questi prodotti e li sto amando. Allora, questi erano tutti i top del mese di giugno. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Come sempre, spero di esservi stata utile. Gli uccellini salutano. Se ti è piaciuto il video, mettimi un like, iscriviti al canale e mi raccomando anche di schiacciare la campanella per non perdere i prossimi video, così ci sarà la notifica. E alla prossima. Ciao!